Ciao a tutti, sono Candida. Nel video di oggi voglio farvi vedere come realizzare questo album che ho fatto con la collezione Around the World di Stamperia. Ho pensato di fare questo album dedicato un po' alle vacanze appena finite, ahimè. E dunque, vi faccio vedere subito l'album. Ho messo questa chiusura con questo spago, così per dare un tocco un po' diverso. E poi ho messo anche delle calamite sulla fascia di chiusura. Per quanto riguarda la decorazione della copertina, ho utilizzato vari ritagli dell'album Around the World. Vedete un cuoricino, una chiave, e l'ho voluto così arricchire un po' mettendo delle parti di sacco. L'album è composto da due parti, che nel video poi chiamato parte A e parte B. Cominciamo dalla parte A, che è fatta in questo modo. Qui ho messo una bustina nella quale si possono mettere delle foto. Questa è anche una fascia dove si può inserire qualcosa. E poi sono andata a creare, vedete, questi spazi che si possono riempire completamente. Per quanto riguarda invece la seconda parte, è formata da queste due ali che si aprono. Vedete, questo è tutto il posto per inserire le foto. E poi ho realizzato delle tasche dove ho inserito dei tag ritagliati dall'album. Anche qui ho fatto una tasca. Qua ci sono sempre due tag. Nell'interno ho un'altra tasca qui dove ho messo questi supporti per poter incollare le foto, e nella parte centrale, un po' più grandi, altri posti per le foto. In questo caso ho inserito direttamente degli spazi nella parte interna in questo modo, vedete, così, in modo da dover semplicemente così incastrare le foto in questo modo. Il chiuso tutto, il tutto chiuso con una calamita, sia lato A che nel lato B, così rimane tutto ben fermo. Questo è il nostro album e adesso andiamo a vedere come realizzarlo. Per la nostra copertina abbiamo bisogno di cartoncino spesso 1,5 mm con queste dimensioni. Allora, due quadrati 20 x 20 cm, poi abbiamo un pezzo 6 x 20 cm e due pezzi che sono 2 cm x 20 cm, che verranno distribuiti in questo modo, così, così. Il supporto di cartoncino che ho utilizzato per ricoprire la copertina ha le dimensioni di 56 x 24, dimensioni che praticamente vengono fuori tenendo conto di mantenere circa 2 centimetri tutto intorno, considerando che poi terrò mezzo centimetro di separazione tra un cartoncino e l'altro. Quindi 56 x 24 è la dimensione che viene fuori. Adesso vediamo come incollare la copertina. Thank you.
per questo video ho deciso di procedere in questo modo. Ho già realizzato in precedenza il lato A e il lato B del mio album, e mentre vi dirò le dimensioni dei cartoncini che ho utilizzato per realizzarle, vi farò vedere quali sono le posizioni e come le ho incollate. Allora, per quanto riguarda il lato A del nostro album, ho utilizzato 6 cartoncini di dimensioni 10x10, sui quali ho fatto un piego su uno dei lati di 1 cm. Questi cartoncini sono praticamente quelli che vedete in questa posizione. Poi ci sono 2 cartoncini delle dimensioni di 14x19,5, sui quali ho fatto un piego sul lato lungo di 1 cm, che sono praticamente 1 e 2. Sono queste 2 pagine qua. Poi abbiamo una striscia delle dimensioni di 21,5x5 cm, dove ho fatto un piego sul lato corto, su tutti e 2 i lati corti, di 1 cm, che praticamente è, poi piegato così, questa fascia che ho posizionato in questa posizione, sulla quale ho poi fustellato con una fustella apposta questo motivo. E per ultimo abbiamo questo cinghiettino, che praticamente è un 10 cm per 3,5 con un piego da 1 cm sul lato corto, che è quello che mi permetterà, posizionato in questo modo, di chiudere con una calamita le mie pagine piccoline. Quindi questi sono i pezzi che mi servono per realizzare, e questo è il modo in cui io ho incollato e ho realizzato il lato A, che verrà chiuso in questo modo. Per quanto riguarda invece il lato B, questa è la struttura montata. Parto con la spiegazione della parte centrale. Abbiamo 5 cartoncini delle dimensioni di 13x14 mm con il piego da 1 cm sul lato lungo, che servono praticamente per realizzare questa struttura, così. Dopodiché, vedete, sono incollate in questo modo. C'è il piego. Allora, facciamo così. Pieghiamo, perché qua c'è il mio piego da 1 cm. Praticamente incollo il primo pezzo, così. Il secondo pezzo verrà chiaramente incollato subito sotto il primo, quindi in questo modo, e vado a creare la scala che mi permette poi di avere questa struttura. Vedete, questo è sempre il centimetro del piego, così. Poi ho bisogno di una striscia di dimensioni 10x4 con il piego da 1 cm sul lato corto per realizzare la chiusura, e una striscia delle dimensioni di 21,5x5, dove ho fatto i pieghi da 1 cm sui 2 lati corti per creare questa fascia, che ho anche fustellato con una mia fustella sui bordi. Ora, la prima chiusura è questa. Allora, per realizzare questa chiusura partiamo dalla struttura di base, questa. Allora, per fare questa ho praticamente utilizzato un foglio delle dimensioni di 19,5x20,5, dove sul lato lungo ho realizzato 2 pieghi, uno da 1 cm e uno da 0,5 cm. Perché? Perché io vado ad incollare con
sulla parte da un centimetro, quindi faccio i pieghi così, vi spiego, quindi un piego così e il secondo piego sul mezzo centimetro così. Allora, in questo modo, vedete, ho creato uno spessore da mezzo centimetro. Perché? Allora, la parte da un centimetro mi servirà per incollarla sulla mia struttura. Invece il mezzo centimetro di spessore, che è questo che rimarrà qua, praticamente mi servirà, una volta chiuso il mio foglio, per dare spazio a quello che ho montato sotto, per non fare spessore. Quindi vado a creare questo mezzo centimetro che mi permette di creare lo spazio necessario affinché possano starci le foto all'interno. Dopodiché abbiamo questa tasca, che è praticamente un foglio delle dimensioni di 20x9, dove ho fatto un piego da un centimetro su tre lati e quindi ho fatto questa tasca. Invece per queste due alette, che sono queste, praticamente ho utilizzato due fogli delle dimensioni di 18,5x10,5, dove sul lato lungo ho creato anche qui un piego da un centimetro, che è quello che mi permette poi di incollarlo e piegarlo in questo modo. L'ultima parte della mia struttura B è questa, dove praticamente cosa ho fatto? Ho ritagliato un cartoncino delle dimensioni di 19,5x20,5, dove ho creato sul lato lungo due pieghi da un centimetro. Questa volta l'ho fatto anche il secondo piego da un centimetro, in modo da avere uno spessore, vedete, ancora più ampio, perché adesso all'interno della mia pagina ho una doppia struttura, quindi devo dargli lo spazio. Quindi ho fatto un centimetro per incollare la pagina e un centimetro per dare spessore e per contenere tutto quello che c'è dentro. Poi abbiamo anche qui una tasca che ha le dimensioni di 20x9 centimetri, dove ho fatto un piego da un centimetro sui tre lati per realizzare la tasca, e nell'interno anche qui un'altra tasca sempre delle dimensioni di 20x9 centimetri, dove ho fatto i pieghi su tre lati per incollarla e per creare anche qui uno spessore per poter inserire dei tag o delle foto, quello che volete. Ora, queste sono le pagine che ho fatto, che incollerò in questo modo, e questa sarà la struttura, diciamo, finale del mio album, che verrà poi chiuso in questo modo qua, così. Completata la struttura, io ho già ritagliato tutti i vari pezzi di carta che voglio incollare dall'album Around the World di Stamperia. Li ho passati tutti con il solito tampone di Stress Ink e adesso procediamo con l'andare ad incollare e ad assemblare il nostro album.
Questo è il risultato finale, il nostro album è finito. Se avete dubbi, domande o volete lasciare semplicemente un commento, ne sarò felice. Se questo video vi è piaciuto, vi chiedo di iscrivervi al mio canale YouTube Candida Lo Russo, così mi aiuterete a farlo crescere. E detto questo, non mi resta che, come al solito, augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo video. Ciao!